credere su famina brusa, fa sia tutto il possibile, prenderà il tuo re, vesti la cappuccina, la buria le molto bene questa mandolina. Lui era un suonatore che veniva da Bronzo, come anche il fratello, e lui se la ricordava. La mandolina era forse l'unico ballo che se la ricordava molto bene, sia suonare che anche proprio come si ballava, e quello era un ballo abbastanza semplice.
noi abbiamo attivato, ripeto, per altre ragioni, ma anche per diffondere, no, una conoscenza. Qual è il problema? Cioè, pensiamo che domani è a Bellaria che rimarranno questi balli e le future generazioni balleranno, oppure, questo è un quesito che pongo a tutti voi, se è possibile per esempio cominciare a parlare di reinnesto, cioè di tornare in qualcuno dei paesi dove noi abbiamo trovato i balli, magari dove abbiamo trovato anche una maggior sensibilità verso queste pratiche, questo mondo, e cominciare eventualmente a metterci d'accordo con le organizzazioni, no, le associazioni giovanili, le proloco, cioè tutte le persone che possono in questo senso essere sensibili a, ma senza forzare né la mano né pensare che soltanto con la valorizzazione culturale possano avvenire questi ritorni. In realtà il ballo deve essere un piacere fondamentalmente, quindi se pensare di poter convincere, persuadere non solo l'importanza delle radici al collegamento, no, al riannodo di una catena che sarà interrotta, ma soprattutto a far tornare il piacere del ballo, forse questo potrebbe essere una delle, come delle vie per poter operare un reinnesto. Poi rimane l'altro quesito che io passo sempre a voi come argomento, cosa fare poi di questo materiale, di questi archivi, perché sono, come dire, depositi importanti di una memoria, di una cultura, e quale funzione dare anche per le future generazioni, soprattutto, ripeto, generazioni locali, da dove noi abbiamo prelevato questo sapere. La bella maria di Gesù.
stati 4 giorni intensi, 4 giorni fortemente voluti, sia per il periodo, che ovviamente era una scommessa perché non sapevamo come il tempo avrebbe retto, per fortuna ci ha dato una mano, ma sono stati 4 giorni intensi in cui la cultura del popolare, quindi non solo il folk in senso lato, ma veramente la cultura popolare ne ha fatta da padroni, e credo che continuare dopo tanti anni questa esperienza sia assolutamente doverosa, perché veramente quando uno crede di aver conosciuto tutto, alla fine ci si rende conto di quanto ancora davvero ci sia da approfondire. Allora, buonasera a tutti, ringraziamo per questa partecipazione, ringrazio tutta la squadra del Comitato della Borgata Vecchia, tutti i grandi lavoratori, nonostante la pioggia, questo meteo un po' particolare, un po' bizzarro, e siamo riusciti, penso, a darvi dei piatti veramente gustosi e piacevoli. Ringrazio anche a nome di nostro padre, di Bramante, che è il presidente della Borgata Vecchia. Grazie ancora di essere qua con noi. Se noi ci divertiamo, se noi stiamo bene, anche grazie a voi che siete qui, che condividete con noi il nostro tempo libero e i nostri eventi. Siete stati fantastici a venire anche con questo tempo. Oggi ascoltavate la musica con gli ombrelli aperti, quindi penso che sia anche la vostra una grande passione che ci unisce a questa festa. Speriamo di tornare ai nostri splendori di qualche anno fa, a tanta presenza, perché la presenza è la cosa più bella, vedere gente che balla, soprattutto che si diverte, che ascolta musica, che non è sempre così facile trovare, perché non è di tutti i giorni ascoltare musica folcloristica come quella che Gualtiero Gori e tutto il suo staff porta nella nostra borgata, nella nostra bell'area Egea Marina.